Ciao a tutti, ciao a tutti. Vi parlo di questo libro qua oggi, Ritorno in Vietnam, scritto da Tito Barbini. È un libretto denso, non tanto grande però. Allora, non è una guida di viaggio, tanto per chiarire. Barbini torna in Vietnam dopo molti anni e riscrive in pratica, aggiorna, ma è una riscrittura, un libro che aveva scritto I giorni del riso e della pioggia, che aveva scritto molti anni prima. E in questo caso uno dei sottotitoli è una parte, dal delta del Mekong alle sorgenti del Tibet, e lui questo è il viaggio che fa e durante il quale prende gli appunti che poi trasforma in un libro. Questa è la foto finale del libro nel campo base dell'Everest, che lui non ha scalato. Il grosso del libro è sul Vietnam e la Cambogia. Gli altri paesi, Myanmar, Thailandia, Cina, Laos e Tibet, li tratta in modo un pochino più rapido. Non è grosso, è appunto nel Vietnam. Lui torna in Vietnam. Allora, perché è un bel libro? Direi decisamente un bel libro. Perché lui fa questo viaggio con una precisa e accurata conoscenza e coscienza storica di quello che è avvenuto in Vietnam, e anche con una conoscenza di carattere politico. Quel tempo, il tempo della vittoria dei vietnamiti sugli americani, e naturalmente lui, come moltissimi occidentali, stava dalla parte dei vietnamiti che tentavano di liberarsi da un aggressore molto più grande di loro, e la loro vittoria è stata, insomma, qualcosa che è stato considerato molto importante. Lui torna in Vietnam e in qualche modo ovviamente disilluso per quello che è successo poi in Vietnam, no? Le speranze che tutti si ponevamo, se vogliamo, nel 75 non sono state mantenute, insomma le promesse, le speranze sono state deluse, e lui ragiona su questi aspetti nel visitare alcuni aspetti, alcune città del Vietnam, del Mekong, eccetera. Lui proprio c'è dei lunghi pezzi dove fa delle analisi tipo, ripeto, storico-politico, molto personali peraltro, perché lui appunto parla della propria coscienza. È un viaggio anche alla ricerca, come dire, di se stesso, un po' per non dico chiudere la faccenda, che è sbagliato, ma insomma per mettere un pochettino le cose a posto, in riga, no? Per quanto riguarda la Cambogia, lui racconta che negli anni di Pol Pot, che sono quelli che in qualche modo hanno caratterizzato la storia tragica degli ultimi decenni della Cambogia, la Cambogia a quei tempi era qualcosa di lontano, era un po' ai margini dell'interesse, poco si sapeva e poco si discuteva della Cambogia stessa, no? E anche qui lui ragiona in modo molto attento, molto profondo, direi, su quello che è successo in Cambogia, che è qualcosa, direi, quasi di irraccontabile, insomma, perché insomma è una tragedia che è al di fuori di molti altri aspetti, no? Più gestibili anche appunto culturalmente. Quindi, diciamo, il grosso del libro è su questi due paesi. Lui li attraversa, li rivisita, va nel Mekong e naturalmente non dimentica di andare anche a Angkor, che è importantissimo luogo storico per i Khmer. Non stiamo parlando di Khmer rossi, ma della dinastia Khmer, che molti secoli fa, insomma, era in Cambogia. E niente, poi insomma continua il suo viaggio, anche qui con delle considerazioni abbastanza importanti, però un pochino più stringate, diciamo, sugli ultimi paesi che vive, insomma. È un ottimo libro per chi? Per chiunque voglia, naturalmente è interessato a quello che è successo da quelle parti, per chi voglia andare a visitare questi paesi. Ci sono anche delle informazioni interessanti che, come dire, possono aiutare a fare un viaggio, una visita meno
superficiale, come spesso accapita a molti di noi. E la storia dell'autore è un po' particolare, perché lui era impegnato politicamente, è stato sindaco, sto leggendo da dietro, è del 45 lui, ecco qua. È stato sindaco di Cortona a 24 anni, poi per una quindicina d'anni è stato assessore regionale della Toscana a vari luoghi. A un certo punto molla tutto, la politica, e comincia a viaggiare, ha scritto abbastanza libri e viaggia, e evidentemente è entrato in una crisi profonda che in qualche modo anche in questo libro forse non ha ancora superato, o con questo libro voglio cercare di, insomma, rappacificarsi con le contraddizioni che in qualche modo tutti coloro che hanno vissuto questa storia hanno e cercano di superare. Eccolo qua, Ritorno in Vietnam, Tino Barbini. L'edizione è l'edizione Asca, che io francamente non conoscevo, di Firenze, ed è stato pubblicato nel 2019. Costa 15 euro, costa poco. È piccolino, ma è denso, sono 250 pagine, si leggono molto bene, con molto interesse. Ecco, quindi ricordate, un bellissimo libro. Ritorno in Vietnam, Tito Barbini. Buona lettura.